La tradizione nel volley termolese passa sempre tra le mani e le indicazioni della famiglia Palli. Mauro Palli, allenatore e coach della squadra termolese del Termoli Pallavolo, sta dando anche qualche direttiva, anche se lui continua a giocare perché è ragazza ancora, è Costantino Palli. Allora, Costantino, c'è stato il Family Day per quanto riguarda la vostra società, ma voi so che vi state preparando alacremente per iniziare la nuova stagione. Come sarà questa nuova stagione dopo la bellissima stagione della scorsa anno, che ha sfiorato addirittura la vittoria del campionato? Abbiamo iniziato questa settimana a allenarci facendo preparazione. L'inizio del campionato sarà a fine ottobre. L'obiettivo è sempre quello dell'anno scorso, ovvero tentare di vincere il campionato. La squadra, stiamo ancora cercando di trovare gli ultimi pezzi, però è un buon livello e cercheremo anche quest'anno, come ho detto, di puntare alle prime posizioni. Quindi la prima posizione. Gli obiettivi non cambiano? Gli obiettivi non cambiano, e lo sponsor sarà sempre Occhio Nero e lui ha l'obiettivo di portare il Termoli in Serie B. Senti, ma Costantino, ma c'è qualche innesto nuovo in squadra? O sono sì. Gli stessi dello scorso anno? No, ci sono qualche cambiamento, cioè il primo allenatore sarà di nuovo mio padre Mauro e qualche cambiamento sì, ci sono un paio di ragazzi nuovi, sempre del posto. E poi la bellezza del vostro, sì, del vostro, diciamo, sport, di questa vostra società, è che prendete i giocatori a chilometro zero, quindi sì, fate crescere. Cerchiamo di far crescere i ragazzi del posto. Tu e sei un esempio, sì, lampante. Tuo fratello, mio fratello, fino a qualche anno fa faceva l'accompagnatore insieme a voi per vedere le partite, adesso sì, è un punto nevralgico anche lui della squadra. Palleggiatore titolare. Bene, allora volevo solo dire un'altra cosa, altre squadre che della Termoli Pallavolo che fanno altri campionati, chi sono? Ci sono? Sì, oltre alla Serie C dove giocavo io, abbiamo la prima divisione femminile e facciamo tutti i campionati giovanili, sia maschile che femminile. Anzi, diciamo che il movimento è in piena evoluzione. Sì. Dai. Allora, un augurio, un bocca al lupo a te naturalmente, a tuo papà, a tutti i giocatori, alla dirigenza, la presidente, sempre la dottoressa. No, è stata cambiato il nuovo presidente Pinuccio Ferrieri. Ah, yes, perfetto, Pinuccio Ferrieri, allora auguriamo buon lavoro a Pinuccio Ferrieri e ringraziamo anche la lunga presidenza della dottoressa Cinzia Portola. Bene, allora, buon lavoro. Ci vedremo presto sui parchetti. Grazie. Termoli Palazzo Sabetta.